Prima di trasferirmi in Australia, lavoravo per una grossa società automobilistica tedesca e mi occupavo di ottimizzazione dei processi industriali all'interno del gruppo. In pochi anni ho assunto sempre più responsabilità come uno dei manager. Lavoravo in tutta Italia, se non addirittura in molti paesi del mondo. Quindi lontano da casa, lontano dalla famiglia, lontano dalla ragazza, ore infinite di lavoro. Quindi grandissimo successo lavorativo, ottimo stipendio sicuramente, ottima posizione, ma a 32 anni e ho talmente sbilanciato la mia vita lavorativa rispetto a quella privata che alla fine ho detto non vale più la pena. Vivevo per lavorare e non lavoravo per vivere ed era quello che io non volevo più fare. Ecco una valigia da accompagna in molla e sono in tasca why you venite ma trovare e non si tornate più ca ma noi non t'amma scordata e chiavo gotte chiavo crura. L'importante è che stai buona tu stai. Sono partito per l'Australia alla manscoperta per vedere un pochettino di che cosa si trattava e ho passato le mie vacanze classiche, 3 settimane in Australia. Ho confermato tutto quello che avevo sentito, mi era piaciuto e quindi ho fatto il passaggio successivo, cioè quello di richiedere un visto. Ho contattato un ufficio di immigrazione privata per avere un supporto e loro mi hanno indirizzato verso un visto che si chiama Skilled Migration Visa, cioè è un visto sponsorizzato da uno stato australiano per il fatto che io avevo determinate qualifiche professionali, quindi nel mio caso come ingegnere. Incredibilmente, devo ammettere, il visto non mi obbliga a lavorare per quello per cui ho studiato, quindi non sono qui per forza per lavorare come un ingegnere, che tra l'altro era la professione che loro ricercavano. Mi hanno dato, diciamo, una volta che mi hanno concesso il visto, permesso di aprire una mia attività. Quindi un bel giorno l'ufficio di immigrazione mi contatta e mi dice che il mio visto è stato rilasciato. Quindi puoi immaginare i salti di gioia, soprattutto perché è stato un processo lungo e faticoso. Poi una sera, per puro caso, mi è venuto un flash. Cioè ho realizzato che avevo un biglietto in mano per andare a vivere come cittadino permanente in un altro stato. Ero pronto a dare le dimissioni al mio datore di lavoro e la mia posizione di carriera molto importante invidiata da tante persone per andare in un posto dove non mi aspettava nessuno e non avevo una casa, non avevo niente. E quindi ho realizzato che era un momento, una finestra temporale d'oro della mia vita, 32 anni, per realizzare una cosa che avevo sempre pianificato di fare, mai avuto il tempo o l'occasione di fare, o forse anche il coraggio, cioè quello di prendere e visitare il mondo. E così ho fatto, quindi io in 370 giorni ho visitato 41 stati, tutti e 5 continenti. Avevo in mente di aprire già un bar, sfruttando anche il fatto che sì, sono un ingegnere, ma sono anche un sommelier. Quindi dopo 5 mesi ho aperto questo locale. Come lo vedi arredato, è stato un frutto di una serie di idee che mi sono venute viaggiando intorno al mondo. Cioè io volevo una fusion fra l'italianità, ma anche la sensazione di essere parte di un mondo. Quindi vedi tantissimi oggetti che ti ricordano l'argomento del viaggio oppure l'argomento del mondo e le persone quando entrano qua si rendono conto di essere appunto in Italia e poi si guardano intorno e dicono però c'è qualcosa di diverso, no? Quindi è un punto di incontro per gli italiani ma anche un punto di incontro per persone che non sono necessariamente italiane ma che vogliono viaggiare col mondo. Dunque quando ho visitato l'Australia per la prima volta mi ero reso conto che mancava effettivamente una cosa che in Italia è super famosa e super conosciuta, che è il nostro aperitivo. E quindi mi sono detto, voglio l'aperitivo nel mio bar. Fondamentale per me è che il cliente quando entra davanti a sé ha una persona
che viene dal paese di provenienza del bar. Quindi il personale è italiano. Il personale parla in italiano fra di loro, quindi quando il cliente mi chiede un caffè, io mi giro magari e chiedo allo staff: fammi il caffè come mi ha chiesto il cliente. Il cliente le prime volte che entrava si sentiva in Italia, di colpo. Quando io ho preso il biglietto di sola andata per Adelaide avevo tre obiettivi. Il primo, aprire il bar, il prima possibile, anche perché era la mia fonte di guadagno successiva, non avendo un lavoro, avendo solamente del capitale che dovevo investire per aprire questa attività, quindi il prima possibile devo aprire questo bar. Il secondo obiettivo è il mare, cioè io non mi vado a spostare dall'altra parte del mondo per magari vivere di nuovo in città, volevo il mare. E il terzo obiettivo è mettere su famiglia. I primi due li ho ottenuti, il terzo vediamo. Ho cercato una sistemazione momentanea, però avevo nella mia testa, oltre a trovare il posto dove aprire il bar, è anche trovare la casa dove volevo andare a vivere. Adelaide ha una bellissima spiaggia, molto lontana dal centro, quindi in 20 minuti io sono al centro e l'ho trovata ed è una vista mare. Io non ho trovato nel mio paese o addirittura nel mio continente, io faccio un discorso addirittura a livello europeo, un posto così come l'ho trovato qui in Australia, dove c'è un giusto compromesso fra la paga e il mondo lavorativo. Cioè qui alle 5 cade la penna e ce ne andiamo a casa e sabato domenica con la famiglia. È chiaro poi che manca l'Italia, manca la famiglia, anche se la tecnologia aiuta in questo con Skype o con altri metodi. Però oggi Luca a 35 anni non si trova bene in Europa e sta benissimo in Australia. Una valigia da accompagna il molla e sono d'inta sacca o aiù venite ma trovare e non si torna più.